Ora che mi devo lavare i capelli, pensavo di provare questo qua che è nuovo. Ho preso all'Idel ed è al miele. Sì, dovrebbe... l'odore mi ispirava, gli altri due facevano veramente schifo, erano tipo uno all'uovo e l'altro alla mela, ma sembrava proprio mela finta. Invece questo mi ispirava l'odore per lavaggi frequenti e nei capelli normali. Boh, gli ingredienti... bah, a parte sto peg... oh, mettimi a fuoco. A parte sto peg... questo qua dovrebbe andare comunque bene, c'è la gente schiumogena però... cioè, quello c'è quasi in tutti. No, comunque, per 1,29 € ne vale la pena. Boh, proviamo. Poi comunque tanto ve lo faremo vedere in nel video che dobbiamo registrare, con altre cosine, così ne parliamo meglio e almeno faccio la prova. Buongiorno. Io ogni mattina ho sempre più gli occhi a palla. Mamma mia. Stamattina che ho un po' più di tempo volevo farmi un po' di dermaroller. L'ho già disinfettato perché bisogna sempre disinfettarlo. Di già che non ho pustoline bianche. Oddio, questa... ah no, una pellicina. Stamattina, anziché mettere il mio solito fondotinta, metto questo qua, della L'Oreal, quello in mousse. $115, a bordo €2. Lo faccio più leggero, tanto non devo fare nulla di particolare. Come cipria metto questa Essence, blush HM, come si chiama? Sugar Coral, 19. È un po' più rosato perché ho intenzione di mettermi non rosso, rossetto fucsia. Palette nude, detto questo, un po' sfumato, vediamo, molto bene. Alla fine ho messo il rossetto, questo è della Kiko, una matita della Kiko. Mi ero dimenticata di farvi vedere i miei capelli, per quello che sono uscita qua fuori, per farvi vedere la luce. Non so se si vedono, sono biondi, anziché ramati adesso sono biondi, ho cambiato look. grazie a Ilaria perché a sto giro da sola non potevo farcela. Adesso vado a pappare. No, finalmente ho lavato i capelli, si stanno un po' meglio, più o meno. Faccio un po' pena oggi. Mia, fai la pipì, dai. Mia. No. Io adoro questi mobili, fantastico, questo è bellissimo, da bagno, fosse grigio, sono bellissimi, tutti sciampi. Questo è stupendo. Mia. Ah, mammini. Mia, 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 mia. Io te. Ah, mamma. Mia si nasconde, non vuole essere ripresa. Ciao. Ah, è la tagaia. Stiamo andando a prendere il gelato perché io la zeppola non l'ho mangiata, dato che c'ho lo strutto. Io invece ne ho mangiate due, e anche ne ho mangiata a metà. Mangio un gelato? Io no. Cos'è? Cremino e nocciolato. Ah, buona maiala. Siamo dalla mitica Fontana di Inizio Monferrato spenta. Mitica. Sì, è un peccato perché è carina, a Gaia piace tanto. Vero Gaia, che ti piace la fontana? Sì. Peccato che è spenta. No, davvero? Questa è una mini. È un po' zozza. Zozza e arancione, che orrenda. Giusto, giusto che parlavamo prima di colori. Ah, ho scritto Francesco Cabani. Su Instagram. Gaia, cosa stai facendo? C'è Anastasia che è fissata con questo qua che ha vinto Sanremo. Che è un figo. Sì, va bene. Io ho scritto: mi sposi? Sei bravissimo e bellissimo. No, è stupendo. No, davvero? Tanto non mi risponderà mai, però almeno io ho scritto i miei sentimenti. Chissà mai. Questa non sta a posto. Tanto chissà se mi risponderà. Se vederai questo video rispondimi. Proprio una passione. Un sentimento. Una passione. Mi sono innamorata. Perché non è bello? È carino. Beh, ragazzo. Perché hai fatto un... Era per l'approvazione. Ah, ti è uscito un... Non è carino? Sì, sì, è no, carino è carino, però niente di più. Lei non approva. Anche mia sorella interessata. Non c'è tutto questo entusiasmo. Lascia fare. Che succede? Niente, vuole fare un giro nella fontana. Aspetta. Gli do un cucchiaio, Gaia. Dai, però non attraverso me, perché dovete fare queste schifezze? Ma che schifezze? Hai dato un cucchiaio di gelato. Certo, poi cade e io mi devo insozzare per colpa vostra. Comunque, volevo dirvi una cosa. Come avete capito, anzi no. Da cosa? No, per, come da cosa? Vabbè, l'hai già detto. Abbiamo messo la foto su Instagram, quindi chi ci segue su Instagram ha capito che chi sta cambiando casa sono io. Io ho sempre la stessa Torino. Aspetta, guarda che la puttana. Scusate. C'era una zanzara. Perché, ma cosa, dove tieni queste parole? Scusami anche. Scusa. Te. No, no. È lì davanti. Allora, mentre passeggiamo, che Anastasia ha finito di mangiare sto benedetto gelato. Visto che ci sto anche già mangiando le zanzare. Devo dire, approfitto per dire una cosa. Poi vi faremo vedere, vi farò vedere cosa dobbiamo fare, non c'è tanto da fare. Vabbè, però poi prossimamente, magari il prossimo mese, perché adesso... Vabbè, quando sarà lo vedrete. Verso Pasqua. Perché dobbiamo andare in mezzo alla strada? Scusa, quando andare di là? No, passiamo qua. Quando sarà ve lo diremo. Ok. Tanto ormai sono le 6:30. Adesso sono le 6:30, ritorniamo a casa. Chiudiamo qua il vlog adesso perché oggi devo già montarlo, poi bisogna farne anche altro, cioè bisogna fare un altro video e lo montiamo. Quindi se no Luca ci uccide. Luca ci uccide. Allora, ok, vabbè. Ma perché? Dobbiamo chiudere. Ecco. Ok, allora speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciateci un like come sempre. E iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti. Sì, perché lo vedo che non vi state iscrivendo io. Lo sento. Lei lo vede, io lo sento. A posto. E niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, grazie, un bacio. Ciao.